Salve ragazzi, benvenuti a uno sbatto di Hour Tifoso. Qui dobbiamo affrontare la differenza di solitamente che sono due battaglie, qui cinque battaglie. Però credo che sia un po' più facile, almeno spero. La prima devo affrontare Little Chariot, la seconda Neo Garrulas, la terza Gilgamesh, poi di nuovo i Garrulas e poi di nuovo i Chariot. La prima battaglia non mi sapete sul personaggio, è solo debole a fulmine. La seconda non mi sapete nessun personaggio, ma assorbono fulmine. La terza dovremo ridurre, oltre a non perdere personaggio, dovremo ridurre l'attacco di Gilgamesh. La quarta e la quinta come le prime due. Visto che saranno tre di loro qui, ho portato un ramo per fare i danni lightning su tutti. Portato mente per fare i danni non elementali invece a quelli dopo. Mamma mia, già sono morti. Ok, se questo è il grado di sfida, mi sa che è la più semplice delle altre, richiede affrontare due boss. Comunque, la prima battaglia con il carro si è andata. Ora dovremmo affrontarli come quinta battaglia. Ora tocca ai Neo Garula. Neo Garrulas. Tutte e cinque le battaglie sono boss fisici, quindi va sempre protect come difesa. E come ho detto, invece di loro assorbono fulmine, quindi andremo di Meteor e non di Ramo. Ecco qui, anche i Garrulas sono andati. Ora tocca a Gilgamesh, spero che almeno lui sia un boss serio. Stimolo di Meteor, due attacchi a caso. Insomma, non puoi neanche dire che sono boss. Quasi quasi.
Gilgamesh quando dà in critico potrà mettersi Protect the Shield e Hast, ecco perché ho portato i Punishing Strike. Ma comunque, come già detto, gli obiettivi sono non vedere sul personaggio e ridurre l'attacco. Wow. Ecco qui. Con uno Shellbeak semplicemente meno 800 danni in meno, quindi non cambia proprio niente. Ecco qui è andato. Anche lui alla fine non è stato meglio degli altri, almeno lui si poteva chiamare boss, ma neanche più di tanto, neanche niente di eccezionale. Ora tocca di nuovo a Neogarolas. Beh, alla fine sono battaglie semplici. Non devo sai neanche che spiegarmi come si fanno. Però vabbè, faccio resoconto. Per le prime due battaglie, per la prima basta avere danni tuono, se suonavo io meglio, per la seconda bisogna evitare danni tuono, ma comunque la me sono utili. La terza è un boss, è un vero boss, quindi basta, diciamo, buttarsi, diciamo, così come i boss, aumentando un po' le difese. E le caratteristiche, poi altri due sono ripetitivi ai primi due, quindi messa la stessa strategia. Quindi di concetto è una battaglia molto semplice, un combatto molto semplice nonostante siano 5 battaglie. Quindi
Quindi penso di aver intanto da dovervi dire. Grazie dell'invitazione, a breve posterò nei prossimi, grazie, ciao.